questa centesima puntata parlando di Scandone, dove si respira aria nuova, che ricomincia a prendere confidenza col parquet e riparte per una nuova ed esaltante avventura. Tanti volti nuovi, tanti quelli che mancheranno ancora per molto tempo. Ben 5 sono i giocatori assenti al nastro di partenza della nuova stagione. Tra questi anche l'ufficialità di ieri, quella di Shane Laval, che vuole far impazzire i tifosi biancoverdi. Una scommessa che intriga e non poco. Sì, è una scommessa quella di Shane Laval, un giocatore di altissimo livello, di altissima intensità e di altissima influenza sotto canestro, che sicuramente potrebbe aiutare Avellino nel discorso tricolore. Penso che questo è un giocatore che insieme a Fesenco può far sognare tutta l'Irpinia. Arriva il gigante nigeriano Shane Laval, classe 86, a rafforzare un reparto lunghi già ben fornito. Una scommessa interessante perché il ragazzo dall'anagrafica non preoccupa sicuramente. Preoccupa però molto il ginocchio sinistro, che subirà un altro intervento dopo quello, dopo i guai dell'Olimpiade 2016. Per lui domani intervento a Villa Stewart con dottor Mariani, poi riabilitazione in attesa appunto del suo rientro in campo non prima del nuovo anno. Con lui Fesenco, oltre a Ndiaye, sarà reparto lunghi tra i più forti della Serie A. L'interrogativo appunto è in quale stato arriveranno tanto Fesenco quanto Laval. La Scandone ha azzardato la sua scommessa, vincerla significherebbe balzare tra le favoritissime di questo torneo. Nicola, ad Eurobasket per la nazionale avremo un rappresentante biancoverde. È ufficiale la convocazione per Eurobasket di Ariel Pijoy. Giocatore della nazionale ha conquistato un posto tra gli azzurri, sia tra appunto nelle preferenze di coach Messina, ma anche nel cuore dei tifosi, sicuramente tra i giocatori più amati della nazionale. Ragazzo di Devo argentino che è cresciuto tantissimo, lo ricordiamo tutti in quella finale tra Venezia e Trento con Ariel e il dirimpettaio Toto Forlán, che quasi si somigliavano esteticamente e anche nel modo di giocare. Ariel è uscito vincitore con in testa quella retina del canestro del Palatrento. Ma prima di arrivare a conquistare il tricolore ne ha fatta di gavetta, approdato prima a Reggio Emilia nel 2013 dove ha conquistato l'Euro Challenge. Non viene confermato e passa a Pistoia dove va a insegnare basket in Toscana. Saranno 2 anni da leader, in particolare ricordiamo il secondo dove ha conquistato insieme a Pistoia i playoff. Soltanto la tripla di Nannali ha spezzato i sogni della squadra di Vincenzo Esposito. Con Pino Sacripanti ha conquistato un bronzo europeo, insieme a lui c'erano anche Lollo d'Ercole e più famosi Aradori, Datome e Daniel Hackett. Un ciclo che sembra continuare con la nazionale. Bravo Ariel, finalmente puoi rappresentare la tua Italia. Nicola, c'è stata la presentazione ufficiale della nuova squadra bianco-verde e ci sono state parole interessanti dei vari protagonisti. Sì, iniziamo da Jason Rich, che sostiene subito che adora giocare in Italia, ha vissuto anni d'alto livello anche fuori. Tuttavia in Francia aveva altri compiti rispetto a quelli che avrà in Irpinia, ossia quello di segnare molto. Poi tra gli altri giocatori abbiamo che hanno parlato appunto in questa settimana, c'è sicuramente Lollo d'Ercole, che appunto ha esposto bene le problematiche della stagione col doppio impegno e dice appunto che ha giocato la Champions con Sassari, anche con Roma, l'Eurocup. Sa che non è facile, c'è bisogno di tutti ed è pronto a dare il massimo con la squadra bianco-verde. Tocca poi a Dez Wells, che appunto allontana il paragone con James Nannali, tuttavia si presenta come un realizzatore che gioca anche per la squadra. Chiusura però con Martin Lyunen, che parla già un po' da capitano e dice che se sarò il capitano lo farò con orgoglio. Dispiace che siano andati via in tanti, ma siamo all'interno di un business. Aggregati alla squadra anche 2 lunghi, di cui Nicola poi ci dirà i nomi, che servono diciamo per rendere gli allenamenti più utili per questo inizio di stagione. Da prima Dragan Sekelia e Domagoj Bubalo sono stati giocatori scelti per tale missione, tuttavia il secondo ha trovato un'altra sistemazione e quindi ha lasciato subito l'Irpinia. A suo posto è arrivato Anthony Morse, classe 94,
sarà importante anche il lavoro, il loro lavoro per far arrivare i compagni al top degli negli impegni d'inizio stagione. Si sta disegnando una bella squadra, Nicola, sia come diciamo punte di qualità che come ampiezza, e come detto naturalmente Scandone sarà impegnata anche in Champions League, quindi tutti i presupposti lasciano presagire una stagione positiva, poi naturalmente sarà il campo a dare i verdetti. Ci sarà bisogno di tutti, c'è bisogno di una squadra lunga e di rotazioni affidabili e non di quelle 7-8 che abbiamo avuto lo scorso anno. Andiamo avanti, Ettore, con la musica e poi spazio Italbasket, bel blocco.